Questa mattina di fronte a Palazzo Cavallo troviamo questo rubinetto vivente, si può definire così? Perché? Sono qui per ricordare al sindaco, al vice sindaco, a tutti quelli della giunta che si sta tentando di truffare tutti i cittadini che hanno votato per il referendum sull'acqua inserendo un nuovo metodo tariffario all'autorità idrica regionale toscana, dove il comune d'Arezzo ha voce in capitolo. E quindi chiediamo che non dimentichino il fatto che i cittadini non possono accettare che venga truffato l'esito referendario. È l'evoluzione del capitale, della remunerazione del capitale investito? Esatto, precisamente. Hanno fatto rientrare, tentano di far rientrare dalla finestra quello che si è fatto uscire dalla porta. Sotto mentite spoglie inseriscono la remunerazione del capitale investito. Ecco, questa mattina c'è consiglio comunale, sono passati davanti a lei i politici, gli amministratori, qualcuno l'ha vista, qualcuno si certo. È fermato? Sì. Si sono fermati quasi tutti, non mi ha visto il sindaco, che forse lui passa molto prima, io sono venuto qui alle 8:30, ma sono passati qualche assessore e molti consiglieri comunali che dicono però che la legge non gli può consentire niente al comune d'Arezzo. Quindi insomma sono a posto dal punto sì, di vista loro della legge. Non hanno ancora capito che un'onda è passata, mi sembra, da poco, ma può darsi che ce ne sia anche un'altra. E forse da questi palazzi, invece di stare qui, dovrebbero fare dei consigli comunali aperti su queste problematiche ai cittadini. Vediamo il manifesto, non vogliono ridurre le bollette dell'acqua. L'autorità idrica toscana si appresta ad approvare un nuovo metodo tariffario, transitorio, retroattivo. Retroattivo, perché sì. Perché retroattivo? Perché lo vogliono fare per evitare di rimborsare ai cittadini quanto hanno ingiustamente, indebitamente incassato dopo il referendum dal luglio 2011, avrebbero la pretesa di far valere questo nuovo metodo dal 1 gennaio 2012, pur avendolo emanato in questo momento, in questi giorni, cioè dal 1 gennaio 2013. Secondo voi il Comune può evitare di approvare questa tariffa? Certo, può evitare sì, perché ha voce in capitolo, è uno dei capoluoghi dei 6 ATO, quindi Arezzo è il capofila del nostro ATO, ci sono altri 5 sindaci della provincia, e tutti insieme possono rifiutarsi di far approvare un'introduzione di questo genere, tant'è vero che il forum dei movimenti italiani dei comitati dell'acqua insieme a noi hanno presentato alla Federconsumatori con la Federconsumatori un ricorso al TAR avverso questo sistema, questo nuovo metodo. Loro non lo fanno, accettano che venga imposto dall'autorità elettrica, energia e gas nazionale.